Petrignano 10-11-2013, seconda tappa Giro d'Italia di ciclocross. Vediamo la Contessa Casati, Vanessa Casati e Vladimiro Tarralle Mossarda nei preliminari della gara. Vediamo l'umore dell'equipe RS Civitavecchia. È bello alto. Prima della gara si scherza, si ride. C'è Vanessa che fa la linguaccia ai due Giampieri fuori quadro. Mossa. Gianni.
Pronto? Vai. Dai Adele! Ale Vani! Quella che ho chiamato Adele, quella deve stare in successo. È vero? Vero. Ale, Mary! Una gara regionale. Ma diciamo che... Ah, il nazionale? Sì, perché in giro d'Italia... Sì, perché poi la prossima tappa, domenica prossima, ti arrivo. Ale, Lucia! Questi che chiamo io sono quasi tutti nazionali. Lei di dove è? Latina. Ale, il nonno Peppe! Ale, Ursi! Ale, Miro! Dai, Ari! Ale Gianni! Mi via sul diritto! Aspetta, vai là! Ale Farina! Sì. Dai Mario! Ciao, dai Paolo, Fabri, vince, dammo un po'. Perché si hanno? Ah, già, porca miseria. Era una caviglia cuffia così che sono andata, cascato pure. Ah,
Andrea! Allora, dai! Ale, Adele! Sabri! Fatica! È fatica, no? Io non sento niente! E poi lei ha cominciato da poco a cuore perché aveva un incidente bruttissimo. Stanno un paio d'anni col bus, è stato. Ale, Vanessa! Dai Mary! Mi conosci tu? Tutti, poi... Ecco Luciano, dai Luciano! La maggior parte poi... Sono abituati a sentirmi oramai, capito? Quando che non li chiamo mi rimproverano. Dice tu parteci, mi fanno. Gesù parteci. Mai. Ho fatto vecchio insieme a lui. Ale Giacomo! Adesso passa. Qualcuno è un po'. Deve passare nonno vecchio. Ecco nonno Peppe! Nonno Peppe! Pure le tesori conosce tutti. Adesso 6-10. Non ci avevamo a far campo. Hai visto che? A far campo mi sa non ce la facciamo. O l'hai fatto? Che? Il campo! Ecco che carino. Oh, mi manca un zitto. Tutti quelli di capo classifica stanno a passare. Ale, Leonardo! Come è passato? Cominciava la destra. Della Team Backland in coppia abbiamo Mauro Vigna, il sempreverde Mauro Vigna, che apre questo passaggio. Dietro di lui Luca Vecchi, quindi due atleti della Backland Team Back 2003 di Città di Castello. Ancora abbiamo un sempre grintoso Mario Capoccia dell'Atletico Wisp Monterotondo, la formazione laziale alle porte di Roma, a Roma Nord siamo. In pronta consegna i vari servizi della manifestazione con Frexotto. Romina Perugini, allora Romina, tre giri al termine. Monica Fosse subito dietro. Tre giri anche per le categorie femminili, 31 minuti di gara già superati. Vi ricordiamo poi al termine ovviamente della categoria amatoriali subito premiazione, poi partenza con il G6 maschile e la G6 femminile. Eccoci ora con Laura Sopranzi al passaggio, insieme a lei si è formata una coppia, insieme a lei Giovanna Pedrali, tre giri al termine anche per queste ragazze. E signori, qui siamo verso il cambio giri, sta arrivando la testa, Massimo Vaccarelli da solo, rilancia l'azione. La maglia rosa della fascia 2, poi alla spicciolata vediamo qui dietro gli servitori con Adriano Nepa che segue da vicino a poca distanza, un centinaio di metri, Pocarelli, due giri al termine anche per Milo Bursi, Team Scott Pasquini dell'Azzurra, la maglia rosa della fascia 1, Leonardo Gieruzzi, anche egli autore di una grandissima prova, l'atleta Merino del gruppo sportivo Ovis di Amelia che sta ora passando sul traguardo, anche per lui sono due giri al termine. Attaccato alla sua ruota. Ora abbiamo Emanuele Grelli, praticamente anche per lui sono due giri al termine.
e poi vicino praticamente assieme a Grelli abbiamo visto anche Diego Lavarda della formazione Veloce Club Torre Belvicino. Due giri, signori, le fasi finali per la prima gara di giornata della terza edizione Petrignano Cross. Si va due giri dall'arrivo anche con Enrico Mostarda della Team B-Med. Ora Vladimiro Tarallo, ma Team Back 2003 quando mancano due giri al termine. Ecco Lettore Calenne ad aprire questo passaggio con Carmelina Esposito che è appena passata con la maglia della Backland. Sta passando anche Giampiero Tasso in questo momento, però senza il numero, con BK Magazine, la TV, Rete Sole. Applausi per Vanessa Casati che ricorda la sua fatica. È il trafatto per tutti ora. L'applauso di Petrignano, fa tributato a tutti i membri della Petrignano Croce, la prima per seconda edizione. Grande soddisfazione, prendiamo nota, ma sta arrivando un bravissimo amico. Eccolo qua, la maglia di 1 dopo l'esima delta, per l'applauso di Petrignano che saluta la maglia rosa di Milo Butti. Quindi il podio è ben importante, si confermano gli attenti dopo l'ultima a Porto Ferraio. Ora vediamo gli altri, ancora applausi signori che per Milano, che è la gioia dell'arrivo per tutti. Sta arrivando anche per Andrea Roncalassi, ormai fino al traguardo, Diego Grelli, Leo Perucci. Quindi applausi per Andrea Roncalassi, per il traguardo, bravissimo Leo Perucci, Ami Sanelia, si conferma anche gli altri migliori. E tra quattro minuti per tutti i classisti, quindi per tutti, che è l'applauso di Petrignano di Assisi, che li saluta e li ringrazia per lo spettacolo offerto. Il 47-27, Massimo Fontanelli ha concluso la sua partita, bravissimo Mauro Vigna, Cangheli, porta a casa il traguardo risultato. La mano della base di Giro 2003. Tra i protagonisti di giornata, ora abbiamo visto anche Diego Lavarda, poi un bravissimo Matteo Donati che la parte di Cinese. Loro quindi di Cinese, il di Castello, la terza parte di Master Cross. Arriva Leo Carrasco ora, che entra oggi in disegno di Terni, a Seta Umbro. Anche il protagonista quest'oggi, in una prova di altissimo livello. Bravo Manuele Grendi, la che entra in più forti quest'oggi, ha combattuto da pari con i migliori finalisti della categoria. E c'è un applauso particolare per il risultato del percorso, c'è cioè per la Coloni che sei con loro, ma fa anche l'organizzatore. Complimenti all'equipe italiana. Massimo non andare via, quindi non si impone. Applausi per Gianni Panzarini che sta arrivando in questo momento. Finita ragazzi, finita. Finita. La gioia dell'arrivo, la gioia. Ecco cosa, la mostra. Milo! È un massimo, un saluto. No, la giuna di 5. Manca posto da concludere. Angela, la tua fatica. Maria delle Tuglie dov'è? Arriva. Magari quella lì la rifacciamo l'intervista che non mandava con quel coglione. No, ma la tagliamo prima. Arrivando il Danilo Tarallo in questo momento. Petraziale, che è il protagonista. Il pilota manca di strada, l'unica carriera. E finisce qui la tua fatica. Quindi la fatica si sta ben sistemando. La zona anche delle premiazioni che ora tra un attimo saranno affrontate. Bravissimo Mauro Bocchiaro anche con una figlia giovane, la maglia del suo tempo è stata una grande, quindi per la vista per oggi. Ora grande traffico qui dietro, battaglia con pedale, vediamo una tuzia sulla traguardo. Abbiamo tutti i grandi, quello che si danno le gambe, non solo. Arriva con la propria.
e un bravissimo Federico Bianchi della Tibastia. Lui è una che sta tornando. Della Petriano Grosso 2013, competizione di importante rosso, gran punto di qualità, con la maglia rosa, con un bel cappello per la città in mattina. E ora siamo pronti con il tempo femminile. Passa anche la città in femminile. Attenzione sul percorso. Ragazzi, eccolo qua, Leo Chieruzzi sul terzo gradino del podio, e poi arriva in seconda posizione Milo Burci, che poi mantiene la maglia rosa, primo Adriano Nepa dall'Abruzzo, l'applauso a Di Petrignano. Ancora siamo con Adriano Nepa, Milo Burci, Leonardo Chieruzzi, podio, fascia 1. Bene. Possiamo già andare avanti con il podio fascia 2. Oroni, Luci Patrignano, primo, Massimo Fogarelli, prefetto di Real Sport. Perché se devi allargare, fanno i corpi. Eccoci con la premiazione. Partiamo dal terzo classificato. Marco Gorietti premia Gianni Pantarini. Marco Gorietti, vicepresidente dell'Unione Ciclistica Patrignano. Applausi anche per queste bimbe. Che ora si porta e eccoci con Maria Galetuglia, la Italia Bike Cross, che vede Maria Galetuglia che è il protagonista, sarà prof da gennaio 2014 con la punta in servetto. Medaglia d'olivo, medaglia d'olivo, il capocollo a 6 lumi, prodotti tipici della latte grifo. Pronti già con la medaglia. La consegna della medaglia e poi ovviamente la foto che celebra il podio femminile. Maria Galetuglia, Milena Cavani, Sabrina Di Lorenzo. Di Assisi saluta questo podio, un podio davvero grandi firme che vede tre atleti di altissimo livello. La giusta tensione che ci porta al dito dello stadio. Ecco la bandierina che già passa, l'applauso di Petrignano, passa in questo momento. Grazie.
Ecco qui il portiere, tutti gli avanti, un applauso di Cristina Pedroni. Tu stai qui? Sì, sì. Arriva qualcuno? Buona no. Thank you.
Vai. Non arrivano ancora. Stanno arrivando. Ecco. Vai, vai. Aspetta. Buono seggiolino mio. Vai, aspetta. Che vuoi fare? Ah, è bella lassù. Lo so. Lassù sì. Thank you.
dentro. Maglia rosa è cascata. Cascata? Eh sì, ah, ha detto una caduta. Vediamo se è stato tutto un re. Ha portato suo figlio, quindi le varie situazioni che ti fanno a stavo sempre avanti con lotta ora una giunta di numero vittima Martina Tozzani per là poi abbiamo Michele Bassani tra canale di vittima altre che sono già molto bene, grazie. Eccoci con la bella Mieri che con la sua fatica. Eccoci con Andrei Brass della Loco Vai che la porta capimenti poi dopo di lui ecco di arrivare alla spicciolata con il 58 Lorenzo Ringolo, poi con il 18 Diego Guglielmetti perché sono molto epilogo adesso dal mago ora piegato la vita conclude anche chi è rimasto vittima di foratura in questo finale. Ci siamo con
il podio. E ora andiamo con l'applauso di Petrignano per Lorenzo Calloni, Davide De Bellis, Jacopo De Rigoni. Via con la foto celebrativa e poi pronti con la categoria donne allieve. Ragazzi, 1, 2, 3, l'applauso di Petrignano. Amici sportivi, per lei il vino Enoidee, l'olio, le vecchie macine, il salame, le vecchie macine e i fiori, consigliati da Marco Gorietti. Applausi per la Sara Catagiola della Jumps Back Team Buia, Allegra Maria Arzuffi della Cadenzate Verso l'Iride, per Katia Moro, TX Active Bianchi. Questo è il podio della categoria donne allieve. Eccolo l'applauso di Petrignano, siamo già pronti in categoria internazionale. Donne hit, donne juniores, anche loro reduci da una stagione già intensa, ricca di soddisfazioni. La maglia rossa di Elena Valentini per le donne hit, poi abbiamo per le donne under, le giuste medaglie. Sotto Manu, dai dai Manu, sotto. Dai dai dai, così, stai che sotto, dai dai. Fratellino? Non posso. Ah, dici che magari... E qua non voglio magari... Adesso mi sa che mi conviene passare. Sì, ma da, c'è, no, c'è il passaggio. Ah, di là, va! Pensato. No, no. Giorgia!
Giorgia. Il forte corridore della Gim Balzano. E ora signori siamo già con le donne, eccola qua Elena Valentini, mani basse, ha vinto a Porto Ferraio, protagonista sin dal mese di ottobre, la forte atleta della Serie Italia Elite Perciotti, la forte atleta lombarda che ha conquistato l'istante con la premiazione giovanissimi dopo la partenza della categoria Elite, così potranno vivere anche la gioia. Ha avuto una scivolata, gli facciamo ovviamente un applauso a Chiara Galimberti, rimasta vittima di questa scivolata della formazione che ha addressato verso limite. Premiazione giovanissimi dopo le ore 14 quando ci sarà la partenza degli Elite della categoria Open. Eccola Rebecca Garibaldi, la campionessa italiana della categoria Donne Juniores, la formazione è la Lissone MTB. Siamo a 26 minuti e 33 di gara, amici sportivi, 40 minuti il minutaggio di questa competizione riservata agli uomini juniores, le donne juniores, donne elite, donne under. Jasmine Dotti ancora una volta protagonista, poi abbiamo visto il passaggio anche Umbre che quest'anno grande protagonista con il gennaio ospiterà il campionato d'Italia 11 e 12 di gennaio 2014 e quest'oggi Petrignano d'Assisi, capitale del ciclismo. Con il dorsale 53 per... Dove vanno? Dove vediamo l'elite? Ah, l'elite.
8 di Pedrinaro City, questo è il Giro Cross, questo è il Pedrinaro Cross, il mio Pedrani, vittima di un guaio meccanico. Bravo. Oggi arrivi, ora il 29 di finale, campione del Giro di Piemontese, attenzione questo guato. Ragazzi, ecco, 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 dove iniziamo? Sì, vedi, sono grande Lola, grande! Brava Giorgia! Bravi! Medaglia di olivo! Siamo pronti ora con l'applauso di Pedrignano, Moreno Pellizzon, Stefano Scala e Federico Mandelli, questo è il podio della categoria Junior su uomini. Bravi ragazzi. Veloci con questa fase che va con la maglia bianca sulle spalle di Elena Valentini, Stella Italia, Guerciotti. Allez Stefano! Io cane! Dai Luca! Che si è sganciato dal coso, chissà qua non ci voleva proprio. Allora partiamo con la premiazione da Moretti, questa è la categoria G0, siamo nel pieno spirito promozionale, quindi categoria G0, allora decidiamo palco o arco, questo è il... facciamo l'arco o facciamo il palco? Moretti, Alessandro Fugnanesi, Leonardo Romalci, Cristian Berini, Diletta Moretti. Questa è la categoria G0, li abbiamo sul palco. Evviva questi bimbi! Story, Franceschelli con Cozzari, Galassi, Chioci, Repeti
Olivieri, Luca Chiocci e Sofia Calabria nel 2003 a Monopoli. Vabbè. Poi terzo tra gli elite al Mondiale 2007, tante volte campioni di Italia. Signori, eccolo qua, sta arrivando tutto quanto di Petrignano d'Assisi, lungo il chiasso, l'applauso di Petrignano per Enrico Alfangioi, Sello Italia, Giochi Elite, il trionfo della seconda tappa di Sello Italia. Elia Silvestri toglie la seconda piazza. Loro hanno fatto la prima e seconda anche Gianni Fai con Giorgetto, un bravissimo Thomas Pacagnella con l'applauso di Petrignano, sportivi del Ponte, sì, si pulisce la maglia e c'è l'applauso, la soddisfazione per Camparisi, per Lorenzo Camparisi, il Merida Team. L'ultimo giocatore Bertolini, autore di un recupero super, il Valtellinese della Serie Italia verso Ottenite, bravissimo in questo momento anche Nicolas Camparisi, che arriva poi Fabio Ursi e poi abbiamo Marco Ponta che è del sportivo esercito, applausi anche per Marco Ponta, applausi per Nadir Colledani, prima di procedere poi alla cerimonia protocollare, vi ricordo il podio, Enrico Frangioi, Serie Italia, Bertolini, Ligi, Via Silvestri in seconda posizione, vi dà una bella volata qui signori con Stefano Capone impegnato alla Clemente, con Elia, guarda qui che parli dopo! Enrico fai bravo ovviamente, ti invitiamo a fare il bravo, e poi si procede con la categoria Under 23. Dai. E applauso per Enrico Frangioi che fa quasi il bravo, comunque festeggia giustamente la vittoria quest'oggi, ha vinto a Petrignano, domenica scorsa ha vinto in Austria, un'altra gara internazionale, quindi dai ragazzi, facciamo un podio con le autorità, soddisfazioni per il corridore di Isola Vicentina, il corridore veneto. Avanti con il podio che va a celebrare con la foto questo momento Enrico Frangioi, Elia Silvestri, Thomas Pacagnella, Salvatore Puccio, il presidente Roscini per il Comitato Umbro per il Ciclismo e poi per il Cipo Petrignano abbiamo Marco Gorietti, Alberto Lavoni, Nino Freddi per il Comune di Assisi, consigliere comunale. Siamo pronti? Secondo Nicolas Samparisi, Cix Merida. Primo Lorenzo Samparisi, Cix Merida. Questo è il podio Under 23, eccoli qua, con l'applauso di Petrignano, accogliamo i Samparisi che sono nel primo e secondo gradino del podio, quindi ragazzi vi invito a salire. Anche io. Punto per il podio Under 23, il futuro prossimo del cross italiano, eccolo qua, e 1, 2, 3, un forte applauso per salutare il Giro d'Italia Cross a Petrignano d'Assisi. E viva il cross, seconda tappa che va in archivio con anche la prima parola del numero Master Cross, il Petrignano Cross. L'8 di dicembre si va a Cannara per quanto riguarda...